di martedì 15 marzo 2022, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, di cui comincia la trasmissione di Musica e Parole che esce dalla notte in replica e apre la programmazione della rete. A darvi il buongiorno oggi sono Ennio Speranzi, in regia alle scelte musicali, Daniele Verde che cura la messa in onda della console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando. Uno dei desideri più comuni nei momenti di crisi, di disagio, di stanchezza, di noia è quello di fuggire lontano alla ricerca di un altrove dove le cose e le persone abbiano un aspetto più autentico, meno ordinario di quelle che ci circondano. Il viaggio è una dimensione non solo spaziale di cui nei nostri appuntamenti mattutini abbiamo necessariamente spesso parlato, e c'è una storiella della tradizione Yiddish che vede un rabbino che parte dal suo villaggio polacco per raggiungere il ponte di Praga, guidato da una voce che in sogno gli ha detto che là sotto si nasconde un tesoro. Ma una volta arrivato al ponte, il rabbino incontra un ufficiale di guardia che gli dice che lì non c'è alcun tesoro, ma di aver sognato invece che c'è un tesoro sotto la stufa a casa del rabbino tal dei tali nel tale paese polacco, e cioè a casa sua. Ecco, l'ho ricordato un po' all'impronta, ma la storiella, che poi è stata ripresa nei libri di Erich Zimmer e di Mircea Eliade, racconta di quanto complessa e articolata sia la relazione tra il vicino e il lontano, tra il viaggio e il viaggiatore. E così, se la nostra parola del giorno, il filo rosso musicale che si dipanerà fino a stasera Radio 3 Street, è lontano, e il numero al quale inviare le vostre segnalazioni via sms o su WhatsApp è il 335 56 34 296. Il titolo del libro da cui l'abbiamo tratta suggerisce, un po' come la storia ebraica, di non andare troppo lontano. Il fotografo Federico Pacini infatti ha fatto un viaggio nel suo territorio, il Senese si estende un po' verso il Grossetano, dove ha scoperto la diversità e la ricchezza del mondo che ci attende poco oltre la soglia di casa, a patto che si abbia la pazienza di guardarlo senza alcun pregiudizio, ivi compresa quella retorica che sempre più frequentemente oppone il locale al globale o la natura all'artificio. Non andare troppo lontano è il titolo del libro di immagini di Pacini, pubblicato da Kinlan Editore, casa editrice nelle cui appartate e raffinatissime pubblicazioni spesso troviamo ispirazione, con la prefazione di un altro toscano, il critico cinematografico e autore televisivo Marco Giusti, e da un intreccio di lontananza e di vicinanza prende inizio la scaletta musicale di Ennio Speranza con Viene di là, lontan lontano, dai quattro rispetti toscani di Ottorino Respighi. Lo ascoltiamo da Rosa Freola, soprano, e da Jan Burnside al pianoforte. E da un'aria di lontananza cominciamo anche il nostro racconto con un'immagine. Dai vetri di una grande finestra un fascio di luce penetra in uno stanzone vuoto, illumina la polvere che ricopre il pavimento e uno strato di detriti caduti da una crepa del soffitto. Addossato a una parete un pesante quadrato verde, probabilmente di legno, dentro il quale è iscritto quello che lì per lì si potrebbe scambiare per il quadrante di un orologio tondo, mentre è in realtà un tondo dipinto dove su uno sfondo rosso pompeiano campeggiano gialli una falce incrociata a un martello e una piccola stella, e il resto, come dice Orazio alla fine dell'Amleto, è silenzio, desolazione, quasi maceria. Potremmo essere chissà dove, forse in un paese dell'est Europa dove i vecchi simboli del potere socialista, dopo essere stati sradicati, sono stati ammassati e dimenticati in un magazzino, in un sottoscala a sua volta dimenticato, o magari nella zona di Chernobyl dove uffici e fabbriche vennero abbandonati in fretta e furia e tutto per un lungo periodo rimase così com'era, colpito da un incantesimo, da un maleficio. Questa piccola allegoria della rovina del tempo invece viene da un mondo molto più familiare e vicino a quel che rimane di una vecchia sezione del Partito Comunista Italiano, delle
dell'entroterra senese o forse del grossetano, caduta sotto l'obiettivo di un fotografo che si chiama Federico Pacini e oggi raccolta in un libro composto interamente da immagini e da un'introduzione di Marco Giusti che la casa editrice Quinlan ha pubblicato con un titolo che, tornando con lo sguardo sulla foto, fa pensare non andare troppo lontano per cercare i segni della storia che per convenzione definiamo grande, che spesso si rivela grande nell'orrore. Non c'è bisogno di andare così lontano dalle piccole storie che incontriamo a due passi da casa, nelle strade che ogni giorno attraversiamo senza neanche guardarci attorno, insomma in quei luoghi banali, consueti, abitudinari che crediamo di conoscere fino alla noia. Federico Pacini, che è di Siena, classe 1977, è un esponente di quel paesaggismo fotografico che potrebbe essere definito vernacolare, se non fosse che poi il suo provincialismo affonda le radici nei viaggi in cui la generazione di Luigi Ghirri riscoprì e ridefinì l'immagine di un'Italia che negli anni 60 non aveva più nulla a che vedere o ben poco con le sue cartoline, con le cartoline della tradizione. Era attraversata infatti in lungo e largo da strade asfaltate, da automobili, da fili elettrici, gremita di luci che splendevano nella notte, segnata da un immaginario consumistico e commerciale che ormai faceva tutt'uno con il suo paesaggio. Lo sguardo di Pacini è animato dallo stesso desiderio antiretorico che animò fotografi come Ghirri o Guidi e altri maestri di guardare dove nessuno, se ha in mano una macchina fotografica, vuole guardare, dentro una poesia minuta fatta di luoghi per niente ameni, di esistenze tutt'altro che eccezionali neanche per il loro esotismo, di scorci in cui il naturale e l'artificiale coabitano in uno straniante, se non stridente equilibrio. Talvolta sembra anche lui attanagliato dalla meraviglia del tramonto e dell'imbrunire. C'è una foto ad esempio che riproduce una incantata gradazione di sfumature di un paesaggio, si direbbe lacustre, sono campiture grigie, azzurre, nere, rosse, degne di un quadro di Mark Rothko, ma il vetro da cui è presa l'immagine è sporco e rigato. Nell'obiettivo di Pacini restano impigliati anche frammenti di antichità, come ad esempio un ovale affrescato che sovrasta il portone di una casa gialla di campagna, quasi confondendosi ai rami di un glicine, ma le due figure raffigurate nell'ovale sono talmente consunte dal risultare irriconoscibili. È il fuori fuoco del tempo che ci fa convivere con il passato come con una lingua che non sappiamo o non possiamo più decifrare. Una croce al neon che emana una luce opalescente spuntando tra gli alberi contro un cielo intensamente blu, una Madonnina con un'aureola elettrica, uno stencil che raffigura Giovanni Paolo II con le braccia aperte e che è appiccicato, attaccato a un baracchino di lamiera, raccontano in quella che è la terra di Duccio da Boninsegna, di Della Robbia, di Simone Martini, la contemporaneità di una fede popolare, di una devozione che non riesce a separare la propria esuberanza dal kitsch o a non rispondere, insomma, per le rime alla degradazione del mondo che la circonda, fatta della stessa materia plastica e ipercolorata, dei mostruosi scivoli, mostruosi ma amatissimi dai bambini, a forma di elefante che apre la bocca, che occupano quasi interamente un'altra fotografia, sorvegliati da una signora che si schermisce dal sole. Intendiamoci, Pacini registra tutto questo senza alcun giudizio, persino con un certo amore sempre venato di ironia, mediandolo con uno spiccato senso per la forma e soprattutto per il colore, che lo porta a volte a insistere ad esempio sull'astrazione di una parete, a volte a soffermarsi sulle vetrine dei negozi a cui fascino notoriamente la fotografia non riesce mai a sottrarsi, anche se nelle vetrine che fotografa c'è una tale fiabesca congerie di oggetti che spesso non si riesce a capire cosa esattamente questi negozi vendano, ma forse è proprio questo il segreto della merce nell'era dello spettacolo preconizzata da Guy Debord: staccarsi dall'utile, dall'economico, dal funzionale ed entrare trionfalmente nell'immaginario. E i cieli di Federico Pacini sono spesso bianchi oppure di un celeste chiaro molto tenuo, il verde dei prati, delle campagne che solitamente
sconfinano, diciamo, negli spazi urbani, sbiadisce nel sole. E in questa natura quasi senza qualità, stranamente flebile, basta una rete da calcio malamente costruita con delle assi di legno a renderla invece criptica, misteriosa, insiste un vuoto. E Marco Giusti, nella sua prefazione a Non andare troppo lontano, pubblicato da Kinlan Editore, Giusti che con il fotografo senese condivide le origini toscane, una matrice segnata dal confine del Monte Amiata, Giusti infatti è di Grosseto, quindi sull'altro versante della montagna, nella sua introduzione parla di un mondo un po' triste e lontano, fatto di secoli di povertà dove non era passata nessuna rivoluzione, nessuna unità d'Italia, una però, a ricordarlo, c'è passata, è passata da quelle parti ed è stata subito stroncata dai poteri costituiti dal Regno d'Italia di allora, ed era la rivoluzione che voleva unire cristianesimo e socialismo nel verbo profetico di un barrocciaio che conosceva Ariosto a memoria, che si chiamava David Lazzaretti. Una povertà e come un vuoto che l'accompagna, scrive Giusti, rintoccano nelle istantanee di Federico Pacini, che senza alcuna enfasi nella bottega di un calzolaio fotografa veramente la bolla di un tempo fermo, separato. Ma questa desolazione, a pensarci bene, non è nuova per la cruda terra di Siena, che prima delle esaltazioni di un paesaggismo un po' artefatto, quello che ha appunto esaltato le gamme tonali delle cosiddette crete e le sinuose colline della Val d'Orcia, ha avuto un cantore spoglio e spietato che si chiamava anche lui Federico, come Federico Pacini, ma appunto all'antica Federico Tozzi, l'autore di Con gli occhi chiusi, Tre croci e soprattutto di Bestie, uno dei libri più belli della letteratura italiana del primo Novecento. Come Pacini, anche Tozzi non se n'era praticamente mai andato di casa e su quel territorio spaccato dal sole aveva ambientato la sua dura, desertica commedia umana. Per Non andare troppo lontano, o per, come suggerisce il titolo del libro pubblicato da Kinlan di cui stiamo parlando, Federico Pacini chiama in causa invece nella sua biografia artistica un altro celebre e maledetto toscano, Vasco Pratolini, un fiorentino, secondo il quale l'arte è una ricerca e un artista trova il proprio oro nel proprio orto, naturalmente non zappando in superficie ma andandolo a fondo nella propria terra, fino al centro della terra, fino al centro dell'universo. Una convinzione che sicuramente accomunava lo scrittore di Cronache di poveri amanti a molti pittori toscani, primo tra tutti Ottone Rosai. Ma Non andare troppo lontano è una precisa indicazione rivolta soprattutto alla fotografia e in particolare al reportage, che invece è una pratica nomade per eccellenza. Non è sempre lontano che si trova, insomma, la verità. Abbiamo ricordato prima Bestie di Federico Tozzi, in particolare chiaramente la natura, diciamo, di Tozzi è sicuramente meno abitata, diciamo, di meno invasa di quella fotografata dal suo conterraneo Federico Pacini, ma è anche una natura che mantiene degli aspetti crudi e alle volte anche crudeli. In Bestie in particolare, diciamo, la presenza delle bestie non è un libro sulle bestie in qualche modo, ma è un libro in cui, diciamo, la presenza animale arriva, e con lei arriva sempre in qualche modo il reale, qualcosa, diciamo, che spezza il sogno.